questo brevissimo video andremo a parlare di come è fatto il violoncello. Il violoncello non è altro che una scatola di legno che produce un bellissimo suono, ovviamente, ed è formato, come vedete, da tre blocchi. La cassa armonica, che è la scatola di legno, appunto, il puntale, che sporge in basso, e il manico. La cassa armonica è formata da tre componenti. Vedete, questo è il piano armonico o tavola. Le fasce, che corrono lungo lo strumento e vengono create piegando il legno con il calore. E il fondo, che spesso presenta dei disegni meravigliosi e ci aiuta a capire di come la natura sappia creare delle cose meravigliose. Sopra alla cassa armonica troviamo il manico, questa parte che sporge. Questa è la voluta, che contiene la cassetta e il riccio. Il riccio è puramente decorativo, infatti spesso troviamo la testina intagliata al suo posto, come nello strumento del maestro Mario Brunello, ad esempio. Nella cassetta sono contenuti i piroli, o chiavi, o bischeri. Se siete toscani conoscete già questa parola. Servono a tenere in tensione le corde, che sono accordate con La, Re, Sol e Do, per quinte. In cima al manico troviamo questa fascetta di legno, che è il capotasto, serve a tenere sollevate le corde di qualche millimetro. E qui il ponticello. Il ponticello è una sorta di fetta biscottata di legno, diciamo, che serve sia a sostenere le corde che a trasmettere le vibrazioni all'interno della cassa. Alla fine troviamo la cordiera, invece, che è questo accessorio in materiale plastico che presenta dei chiodini. Li chiamiamo tiracantini o macchinette e servono anch'essi ad aiutare a regolare l'intonazione delle corde. Alla fine dello strumento, dal bottone, che è questa vite, fuoriesce il puntale. Il puntale è una punta che serve a regolare lo strumento a seconda dell'altezza dell'esecutore, e nel mio caso è in fibra di carbonio. L'ho fatto cambiare dal liutaio perché prima era in metallo ed era molto più pesante e meno resistente di quello che è adesso. Sul piano armonico, che è generalmente in abete rosso o in acero, troviamo questi intagli, le F. Dalle F si sporgono sia un'eventuale etichetta del fabbricante che l'anima, che è un bastoncino di legno che aiuta a propagare il suono dal ponticello all'interno della cassa armonica. Altro elemento nel violoncello non visibile nemmeno alle F è la catena, che è un listello di legno che viene incollato sul fianco e serve a irrobustire lo strumento e a propagare anche lui il suono. Sappiamo che il violoncello è uno strumento che si può sia pizzicare sia suonare con arco. Si può, infatti si chiama strumento a corde sfregate. L'effetto è completamente diverso, ma forse non sappiamo che tramite questa caramellona, diciamo, di pece, sì, è proprio la pece che cresce sull'albero, andiamo ad aggiungere miliardi di piccole dita ai crini di cavallo, che sono qui, sono questi, che vanno a tirare la corda miliardi di volte. I crini di cavallo sono tenuti insieme dalla bacchetta di legno, dal nasetto e dal tallone, che in inglese conosciamo come frog. Altre parti dell'arco sono questa filettatura in argento, questo lembo di pelle che aiuta ad impugnare l'arco, una sorta di antiscivolo e di punto di riferimento, l'occhiello, che può anche non essere presente, e il dado o bullone, che serve per stringere, cioè per allentare, scusate, in questo caso, così i crini sono lenti, completamente lenti ed è inutilizzabile,
serve a tirarli. È la tensione giusta, opportuna per l'utilizzo sulla corda. È un legno elastico, non è in abete rosso come dicevamo, ma è solitamente in un legno esotico come il Pernambuco. Diversamente dai legni che crescono in zone temperate, i legni esotici non conoscono pause fra una stagione fredda e l'altra, quindi non hanno gli anelli, sono molto elastici. Il materiale che troviamo qui sulla tastiera e sui piroli è anche lui un legno esotico, potrebbe essere addirittura ebano, anche se è molto meno utilizzato perché è molto costoso e si trova anche poco facilmente. Vi lascio con un quiz. Secondo voi, i crini di cavallo sono del maschio o della femmina? Aspetto le vostre risposte nel box dei commenti, vediamo chi indovina. Grazie e al prossimo video!